Siamo arrivati alla seconda lezione dedicata a Eugenio Montale, lezione in cui andremo un po' più a fondo nella sua poetica e in cui leggeremo alcuni componimenti sempre tratti dalla sua prima raccolta, Ossi di Seppia. Leggeremo alcune poesie fra le più. Potrei usare tanti aggettivi, emblematiche, essenziali, interessanti, ma vorrei usarne uno solo in particolare per cominciare. Belle. Alcune delle poesie più belle, credo, del Novecento italiano, a mio parere, e non solo a mio parere, ovviamente. Insisto sulla bellezza, perché come dicevo nella prima lezione di introduzione a Montale, è importante partire dal godimento della bellezza di una poesia, perché molti libri di testo, ripeto, partono dall'osservazione della struttura del significante, va bene, la struttura metrica, quanti endecasillabi, quanti novenari, la struttura delle rime, baciata, alternata, il verso libero. Partono dal meccanismo, dall'analizzare il meccanismo, lo scheletro che sta sotto, no? Che regge la bellezza. Io vorrei cominciare dal lato opposto, dal colpo d'occhio, smontare subito come prima operazione il meccanismo di costruzione di una poesia significa, secondo me, passarne in secondo piano. Appunto la bellezza, il godimento. Sarebbe come se regalando un giocattolo a un bambino, una bambina, una macchinina, una bambola, un orsacchiotto di peluche, immediatamente nel darglielo spaccassimo la bambola a metà facendo vedere loro il meccanismo, le molle che reggono le braccia, le gambe, oppure smontare la macchina per fare vedere le viti che la tengono insieme, o pensate, strappare un orsacchiotto di peluche per far vedere la qualità del cotone o della piuma d'oca che c'è dentro, no? Così come in un ristorante di qualità, all'arrivo della portata, una portata squisita, no? Mentre noi ce la gustiamo mentre le nostre papille gustative assaporano l'esplosione di gusto che ne deriva, venisse appunto lo chef e ci spiegasse la ricetta. Non mi interessa in questo momento la ricetta, sto gustando il sapore, probabilmente non sarò mai in grado di farlo, quindi voglio gustarlo. Ecco, questi due semplici esempi dalla vita quotidiana per capirci sul fatto che il mio approccio tende a valorizzare prima il godimento spontaneo di una poesia e poi ovviamente non ci dimentichiamo che in sede di esame, in sede di interrogazioni, insomma a scuola, siamo portati anche ad essere non solo colui che gusta, no, il piatto delizioso, ma anche lo chef che lo sa cucinare o che perlomeno sa come è stato fatto. Però in primo luogo, ecco, partiamo dall'essere gourmet della bellezza, assaggiatori, buongustai della bellezza che si può trovare nella poesia e sicuramente nella poesia di Montale. Dunque, dicevo, la raccolta è ancora Ossi di Seppia e ancora una volta, sempre seguendo il metodo che vi ho consigliato fin dall'inizio delle prime video lezioni, partire da un'immagine o da un titolo, in questo caso l'immagine del titolo, Gli ossi di seppia. Cosa sono gli ossi di seppia? Non so se ci sono ancora sulle spiagge oggi, da piccolo mi ricordo che ce n'erano tanti sulla battigia, dove il mare incontra la spiaggia, no? Sono questi, sono i resti della seppia, appunto, gli ossi che il mare scarta e getta a terra. Sono oggetti scarnificati, sono scheletri praticamente. Già questo
immagine con cui Montale ha voluto intitolare la sua prima raccolta ci dà già un'idea della sua poetica. In che senso? Abbiamo detto che nella video lezione precedente che avremmo dovuto tenere d'occhio la Liguria, il fatto che lui sia un poeta ligure, no? Nato a Genova nel 1896, abbiamo detto, perché la Liguria rappresenta giocherà un ruolo fondamentale, specialmente nella prima raccolta di Montale. Sul paesaggio della Liguria, Montale stesso ha scritto queste parole: la Liguria ha questa bellezza scarna, scabra, allucinante. È un paesaggio colto nella calura estiva, quello che campeggia nella raccolta Osso di Seppia. Il paesaggio ligure è correlativo, oggettivo, nel senso di aridità, di disagio dell'io, dell'uomo. E quindi quando andiamo subito a spiegare cos'è il correlativo oggettivo. Il correlativo oggettivo è un procedimento letterario il cui termine è stato coniato dal poeta Thomas Eliot, il quale sostiene appunto che per esprimere un certo stato d'animo interiore non si può più farlo esprimendo lo stato d'animo interiore, perché ormai questo modo viene percepito come retorico, come mellifluo, come banale, possiamo dire, mentre per esprimere un sentimento interiore, dice Eliot, bisogna presentare un paesaggio, un oggetto che in qualche modo susciti nel lettore quel sentimento interiore di cui io voglio parlare. Un oggetto, un paesaggio che sia correlativo oggettivo, cioè che sia il corrispondente esteriore di un sentimento o di uno stato d'animo interiore. Vi leggo cosa dice lo stesso Eliot e poi quello che dice Montale. Poi lo vedremo applicato specialmente in un paio di poesie che leggeremo subito dopo. Dice Eliot: l'unico modo per esprimere un'emozione in forma d'arte consiste nel trovare un correlativo oggettivo. In altre parole, una serie di oggetti, una situazione, una catena di eventi che costituiranno la formula di quella particolare emozione, così che quando siano dati i fatti esterni, l'emozione ne risulti immediatamente evocata. Cioè, per rappresentare un'emozione non si deve esprimere quell'emozione, è troppo banale, è troppo ormai trito e retorico questo procedimento. E Montale, che conosceva e aveva letto Eliot, fa suo questo procedimento del correlativo oggettivo e lo applica nelle sue poesie. In particolare lo descrive in questo brano che vi leggo. Dice: pensai a una lirica che dovesse contenere i suoi motivi senza rivelarli, o meglio, senza spiattellarli. Ecco, dire, un esempio molto banale, molto pratico, dire come sono triste oggi, è banale, non è poetico, è retorico, ma descrivere una foglia che d'autunno accartocciata si stacca lentamente dal ramo già quasi nudo e atterra sulla terra bagnata e ventosa, probabilmente può suscitare, evocare nel lettore l'immagine di una tristezza, senza il bisogno di creare una similitudine e specificare, spiattellare, come dice Montale, il mio sentimento. La foglia che si stacca dal ramo di per sé basta
ad evocare, deve bastare ad evocare quella sensazione dell'io narrante. Dice Montale, bisognava esprimere l'oggetto e tacere l'occasione. Un modo nuovo di immergere il lettore in medias res, cioè nel vivo delle cose. Ecco, questo procedimento del correlativo aggettivo è una delle tipicità della poetica di Montale e lo vedremo applicato appunto in alcune poesie che ci accingiamo adesso a leggere. La prima di queste che prenderemo in esame è una delle più famose della raccolta ed è anche una delle prime in ordine di composizione. A quanto Montale ha fatto sapere in una intervista, è una delle prime poesie che ha scritto. Ripetiamo che la pubblicazione della raccolta Ossi di Seppia è del 1925. Pare che questa poesia che leggeremo ora sia stata composta già nel 1916, quindi quando il poeta aveva intorno ai 20 anni. Poesia giovanile, quindi. Mentre intanto noterete che si è fatto giorno, ovviamente il video è girato in due momenti, ieri sera si era fatto troppo tardi, continuiamo quindi oggi con questa bellissima giornata di primavera, ancora ovviamente chiusi in casa come tutti. Bene, la poesia è Meriggiare pallido e assorto. Teniamo presente per ora soltanto ciò che abbiamo detto in nella prima parte del video, cioè la centralità nella poesia di Montale, in questa fase della poesia di Montale, del paesaggio ligure come correlativo oggettivo di uno stato d'animo. Il resto, come al solito, ce lo spieghiamo dopo. Adesso lo leggiamo, e ce la godiamo nei suoi suoni, nei suoi significati, quelli che capiamo, e poi andremo a fare un'analisi più puntuale e specifica sui singoli concetti, le singole parole, eccetera. Meriggiare pallido e assorto presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Nelle crepe del suolo o sulla veccia, spiare le file di rosse formiche, che ora si rompono ed ora si intrecciano a sommo di minuscole biche. Osservare tra frondi il palpitare lontano le scaglie di mare, mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, e andando nel sole che abbaglia, sentire con triste meraviglia com'è tutta la vita e il suo travaglio in questo seguitare una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Bene, cosa abbiamo capito a una prima lettura? Cosa abbiamo sentito alla prima lettura? Capire e sentire, due canali diversi. Intanto partiamo dal titolo. Meriggiare pallido e assorto. Il meriggio, cos'è il meriggio? Il meriggio è l'ora del mezzogiorno, l'ora più calda in estate, insomma, l'ora più calda in tutte le stagioni, l'ora in cui il sole è più alto. Infatti, pomeriggio viene da post meridiem, cioè dopo il meriggio, dopo il mezzogiorno. Il meriggio è qua un momento di estrema calura, quindi meriggiare pallido e assorto, la luce bianca abbagliante del sole che rende il mondo circostante quasi assorto, attonito, immobilizzato, presso un rovente muro d'orto, ascoltare tra i pruni gli sterpi, schiocchi di merli, frusci di serpi. Vedete, qua ci sono già delle parole, dei termini
tra aggettivi e sostantivi che evocano una sorta di disagio, no? Di caldo, di fastidio, no? Perché siamo presso un rovente muro d'orto, nel mese più caldo dell'anno, senza un riparo. Ascoltare tra i prugni e gli sterpi schiocchi di merli, frusci di serpi. Vedete, pruni, sterpi, schiocchi, frusci. Non c'è musica, ci sono rumori, suoni duri, parole con consonanti petrose, come direbbe Dante. Nelle crepe del suolo o sulla veccia spiar le file di rosse formiche. Quindi ci sono le crepe del suolo, il suolo assetato, arso. C'è la veccia, che è quella vegetazione bassa, tipo diciamo erbaccia. Non c'è un fiore, c'è l'erbaccia. Spiare le file di rosse formiche che si intrecciano a sommo di minuscole vicheri, quei monticelli che fanno le formiche. Quasi qua si sente il fastidio del prurito addosso. Delle formiche. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare. Ecco il mare, protagonista di molte delle poesie di Osso di Seppia. Ma come appare? Intanto questo osservatore tra le frasche guarda lontano il palpitare, il muoversi di non delle onde del mare, della freschezza dell'acqua, no, di scaglie. Anche il mare sembra cristallizzato in scaglie, come se fosse un pesce. Le scaglie sono le squame, no, del pesce. È un qualcosa di spigoloso, certo di non piacevole. Anche il mare è sonnificato quasi da questa immobilità. Mentre si levano tremuli scricchi di cicale dai calvi picchi, vedete gli scricchi di cicale, che qua non c'è una musica, non c'è un uccellino che canta una piacevole melodia, ma ci sono gli scricchi delle cicale, questo rumore tipico delle cicale estive. Dai calvi picchi, i picchi, le cime delle colline a picco sul mare, sono calvi, cioè sono brulli, senza vegetazione. E allora questo paesaggio così difficile, così brullo, suggerisce questa riflessione. Andando nel sole che abbaglia, non che ci riscalda, ma che abbaglia, quindi anche qua un senso di negatività, sentire con triste meraviglia come la vita e il suo travaglio, sono in fondo simili a questo seguitare una muraglia, cioè camminare accanto a una muraglia che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. Vedete, ancora torna il muro, la muraglia. Questa volta non c'è nemmeno un pertugio, una fessura, una breccia da dove si può scappare. Si può solo camminare lungo questo muro che ha in cima cocci aguzzi di bottiglia. È un particolare naturalistico. Molti muri di campagna, delle case di campagna, dei poderi di campagna, avevano una volta murati sopra dei cocci di bottiglia per impedire che qualcuno scavalcasse ed entrasse nella proprietà altrui a rubare o quant'altro. Quindi c'è questo senso di disagio, di disadattamento, di fastidio, di non sapersi adattare alla realtà. Questa poesia è stata scritta, dicevamo, da Montale a 20 anni, l'età di coloro a cui mi rivolgo in primis. Mi sto rivolgendo a tutti quelli che sono interessati, ma in particolare ai maturandi, no? E alle maturande. Siamo intorno a questa età, siamo alla fine di un'epoca, alla fine dell'adolescenza, all'entrata del mondo adulto. Ecco, Montale in questa poesia dice: non sono pronto, non mi piace, sono spaesato, non è un ambiente in cui mi ritrovo a mio agio. E questa incapacità di adattarsi all'ambiente circostante, Montale non la dice in modo chiaro, non la spiattella. Per citare il verbo che ha usato in quella dichiarazione di poetica che abbiamo letto precedentemente, ma la fa filtrare al di fuori della poesia, raffigurando un paesaggio
particolarmente ostico, difficile, fastidioso. Il caldo, l'arsura, i pruni, gli sterpi, le crepe del suolo, le scaglie di mare, gli scricchi delle cicale, le formiche, i cocci aguzzi di bottiglia. Vediamo adesso di andare un pochino più addentro in un'analisi un po' più critica, per mantenere la similitudine con il ristorante. Vi ricordate il piatto prelibato che vogliamo soltanto gustare senza chiederci com'è fatto, e invece anche la necessità di andare a vedere un po' la ricetta. Adesso andiamo a fare questa seconda operazione. Vedete come intanto la poesia è costruita su quattro strofe. Di quattro versi le prime tre e di cinque versi l'ultima. C'è regolarità di rime, quindi diciamo che come parametri strutturali stiamo tornando un po' alla tradizione. Montale certo ha sentito l'influenza delle avanguardie storiche che hanno, come dire, dominato la scena culturale letteraria nei primi 15-20 anni del Novecento, ma qui già mostra una struttura formale che torna a una certa classicità delle forme. Nella prima strofa vedete come domini la sfera uditiva. C'è questo verbo ascoltare che è centrale, no? Ascoltare gli schiocchi di merli, i frusci di serpi. Anche qua non suoni, ma più che altro rumori. Il merlo non canta in questo momento, ma schiocca, fa sentire quello schiocco che fa quando negli intervalli tra un canto e l'altro. Le serpi frusciano. Nella seconda strofa invece vedete con raffinatezza costruttiva Montale sposta l'accento sulla sfera visiva. Il verbo questa volta centrale è spiare. Spiare le file di rosse formiche che si rompono e si intrecciano. Prima il verbo ascoltare era messo accanto al rovente muro d'orto, e adesso sono le crepe del suolo o l'erbaccia che fanno da sfondo al verbo spiare, sempre sostantivi connotati negativamente, ovviamente le crepe del suolo, il suolo arso, assetato di acqua, e la veccia, poteva essere un fiore, poteva essere una pianta, no, la veccia, cioè l'erbaccia praticamente, il cespuglio di erbaccia. Nella terza strofa confluiscono in un certo senso le prime due, perché è presente sia la sfera visiva che quella uditiva. Vedete, osservare, che riprende lo spiare della strofa numero due, mentre si levano tremuli scricchi, qualcosa di sonoro, qualcosa che si ascolta, di cicale dai calvi picchi. Quindi se nella prima dominava la sfera uditiva, nella seconda quella visiva, si fondono tutte e due nella terza strofa. Osservare tra frondi il palpitare lontano di scaglie di mare. Qui c'è una bellissima contraddizione, perché quando sentiamo la parola palpitare ci fa pensare a qualcosa che è come un cuore che si muove, no? Poi però questo movimento sembra essere subito negato dal sostantivo scaglie. La scaglia è qualcosa di duro, di immobile, di spigoloso, come dicevamo prima. Quindi si immagina come se il mare fosse colto in un momento di una fotografia, di un fermo immagine. L'ultima strofa, la chiusa, è, come abbiamo detto prima, la riflessione amara, negativa, dolente, pessimista, un po' leopardiana, diremo, fatta dall'autore, dal soggetto narrante. E qui ancora abbiamo, vedete, qual è il verbo che domina?
un'altra sfera sensoriale, sentire. E andando nel sole che abbaglia, sentire, eccetera. Quindi, prima strofa, ascoltare. Seconda strofa, spiare. Terza strofa, osservare e ascoltare insieme. Ultima strofa, sentire. Vedete come questa costruzione è molto raffinata e ponderata da parte di Montale, con grande maestria formale, oltre che di contenuto. Ed è con questa perizia da gran poeta che Montale ci racconta, ci comunica il suo senso di inadeguatezza, di disarmonia con il mondo, concetto che approfondiremo nella prossima video lezione, e di isolamento, simboleggiato da questo muro, questa muraglia insormontabile che lui può solamente costeggiare, ma non valicare, non oltrepassare, a causa appunto dei cocci aguzzi di bottiglia. Sostanzialmente possiamo considerare questo atteggiamento come una diversa applicazione della figura dell'inetto, che abbiamo già toccato con Pirandello e che toccheremo ancora con Tozzi e con Svevo. Anche il padre di Montale aveva raggiunto nella vita una posizione prominente, importante, all'interno dei valori borghesi. Aveva un'azienda di vernici e prodotti affini che aveva permesso alla famiglia di raggiungere un tenore di vita assai alto, con tanto di villa al mare, eccetera. Montale stesso decide di, prima di non fare studi letterari, sorprendentemente questo grande poeta non fa studi letterari, fa un istituto tecnico, si diploma da ragioniere, dopo il diploma decide di non continuare gli studi all'università, ma dall'altra parte nemmeno decide di continuare il lavoro del padre in azienda. Quindi nel momento in cui scrive queste poesie, intorno ai 20-22 anni, è come se lo trovassimo in una situazione di paralisi, di indecisione, come se fosse appunto terrorizzato di entrare nel mondo degli adulti. E lo esprime con questa ed altre poesie degli Ossi di Seppia. Sicuramente sarà capitato anche a voi alle volte di sentirvi terrorizzati, impauriti, inadeguati ad entrare nel mondo degli adulti, a quest'età che rappresenta la fine dell'adolescenza. Ecco, la prossima volta che vi sentirete in questo modo potrete ricordarvi forse di questa poesia e pensare che non siete soli, ma in buona compagnia. Thank you.